Ultima a scendere in campo la Pistoiese in questa nona giornata del campionato di Serie C, Girone A. Lo fa al Mannucci di Pontedera, dove negli ultimi anni è sempre uscito il segno X. 1-1 nel 14-15, pareggio anche al Melani, 0-0 l'anno successivo e Pontedera vincente per 3-1 al Melani, 2-2 nel 16-17 e pareggio anche al Melani, 2-2 nel 17-18, 3-0 per gli Arancioni al Melani e infine l'anno scorso, 2018-19, 0-0 a Pontedera e sconfitta Arancione al Melani per 1-0. Non un grande curriculum quindi per la Pistoiese negli ultimi 5 anni. In 10 gare 5 pareggi a Pontedera, 2 al Melani, 2 sconfitte anche in casa e una sola vittoria per la Pistoiese. Totale su 10 gare, una vittoria, 7 pareggi e 2 sconfitte. Ma va ricordato che il Pontedera non batteva la Pistoiese in casa da lontano 92-93 e questa volta la statistica è stata confermata ed anche in peggio. Infatti gli arancioni sono stati sconfitti per 2-1 dopo aver disputato un ottimo primo tempo, assolutamente alla pari degli avversari, tra l'altro in un momento di ottimo rendimento, subendo il gol decisivo poi nella ripresa a causa di un errore a centrocampo e ripartenza letale avversaria. Manca qualcosa ancora a questa Pistoiese, di certo esperienza, anche se si deve dire che i 10 punti in classifica in 9 gare appaiono troppo pochi per quanto visto. Al Mannucci quindi un posticipo TV alle 20:45, per gli arancioni si doveva porre massima attenzione a Caio Truva De Cenco, italo-brasiliano di 30 anni, di stazza notevole 1,89, già a 4 segnature in campionato, cui doveva rispondere nelle file della Pistoiese il 29enne Niccolò Gucci, 3 gol in campionato e miglior segnatore per ora degli arancioni. De Cenco, fra l'altro, è anche un ex della Pistoiese, vi ha giocato 19 partite con un gol nel torneo 17-18. Quindi gli arancioni sono scesi in campo a Pontedera con Pisseri, Capellini, Camilleri, Terigi, Ferrarini, Spinozzi, Vitiello, Bortoletti, Lamas, Valiani e Gucci. Si gioca su un terreno sintetico, arancioni privi di Stefovic, che è con la nazionale montenegrina di D'Ametto, operato al volto in settimana e out per un mese e mezzo. Pistoiese in maglia bianca, al quarto un destro di Valiani senza troppe pretese. Nei primi minuti di gioco sembra più intraprendente la Pistoiese che presta e cerca lanci lunghi. Giallo a carico di Camilleri al settimo per fallo di gioco sulla tre quarti arancione, punizione pericolosa con colpo di testa granata ma in posizione di offside. Si lotta a centrocampo con un gioco spesso interrotto da falli vari. Un giallo a carico anche di Vitiello, grossa occasione ospite con un colpo di testa ravvicinato da parte del capitano arancione Valiani a 14esimo servito dal Lamas, che si vede negato il gol da un miracolo del portiere Granata. Passa a Pontedera però 2 minuti dopo al 16esimo, Semprini cerca di toccare rete da un paio di metri, una bella palla servita di testa da Mannini, era a contatto con Camilleri che lo precede toccando lui di destro in rete, autogol. Calcio di rigore per la Pistoiese, subito dopo da Spinozzi a Gucci, atterrato da Ruopolo, batte Valiani che prende il palo. Poi arriva Vitiello che segna. Siamo sull'1-1 al 18esimo, ultimi minuti davvero interessanti. Di certo si gioca a viso aperto, appare più manovriera la Pistoiese, più essenziale la squadra granata, soprattutto in attacco. Ancora un giallo all'Amas per un fallo di gioco da mezz'ora, anche a risaliti arriva un giallo per fallo su Ferrarini. I padroni di casa accendono ad alzare i ritmi, si rendono pericolosi, soprattutto sulla destra con De Cenco che mette in difficoltà Terigi. In area arancione da De Cenco bella palla per risaliti, il cui tiro però viene frenato dai difensori. Ottima occasione, siamo al 36esimo. Valiana al 43esimo a Ferrarini che mette una bella palla in area dove arriva Gucci, il cui colpo di testa è troppo violento, con palla che picchia per terra e supera la traversa. Risponde subito con Semprini, il Pontedera che si destreggia in area e impegna Pisseri, sempre sicuro, che blocca. Un finale di tempo interessante in un primo tempo vivace e equilibrato con punteggio giusto sull'1-1. Al terzo della ripresa giallo a Valiani che salta in maniera giudicata pericolosa dall'arbitro, Cicogna al volo da lunga distanza al sesto senza problemi per Pisseri, ben più pericoloso il successivo colpo di testa di Gucci che impegna severamente il portiere Mazzini al settimo. Le due squadre stanno alternando azioni offensive. Bruzzo in contropiede servito dalla sinistra da De Cenco fa mezzo campo in velocità e si presenta davanti a Pisseri che in questo caso nulla può. Siamo al decimo e Pontedera conduce per 2-1. Un grave errore nella zona del centrocampo, Capellini cadendo ha perso palla. Pancaro cerca di correre ai ripari irrobustendo l'attacco con l'ingresso di Falcone per Lamas e di Cerretelli per Bortoletti. Siamo al 18esimo.
ancora un cambio nel Pontedera con l'ingresso di Bernardini al 25esimo, poi Bordin entra al posto di Capellini nella Pistoiese. La gara è cambiata, la Pistoiese sembra aver subito il colpo, mentre il Pontedera cerca il contropiede e il controllo anche della gara. De Cenco si prende un giallo al 31esimo per fallo di gioco. Ancora ultimi cambi, Moracchioli, Capelluzzo per Spinozzi e Ferrorini nella Pistoiese. Punizione per la Pistoiese con un bel colpo di testa di Gucci parato dal portiere. Anche Terici finisce nella lista degli ammoniti per fallo di gioco al 36esimo. Bernardini preferisce andare al tiro invece di servire De Cenco al 41esimo e in questo caso Pissari, non preciso nella respinta, è fortunato nella traiettoria della palla che supera la trasversale. Poi saranno 5 minuti di recupero. Al 46esimo, un colpo di testa di Capelluzzo e Mischia con traiettoria leggermente alta, una grossa occasione per gli arancioni di poter pareggiare. Subito dopo, però, Bernardini risponde con un tiro in porta, a porta sguarnita praticamente, con palla che incredibilmente esce. Un 3-1 sarebbe stato troppo severo, comunque gettata al vento questa rete dal Pontedera. In definitiva, la Pistoiese ha lasciato l'intera posta al Pontedera che non vinceva il derby, ricordiamolo, in casa dal lontano 92-93 a causa di un errore a centrocampo evitabilissimo. La differenza di valore in campo data dai punti in classifica, francamente, non si è vista e la classifica arancione, come abbiamo già detto, appare sottostimata. Ancora scarsi risultati però nei derby toscani per gli arancioni, dopo la vittoria di Siena fatta nello scorso campionato per 3-2. Si sono stati disputati, fra l'altro, in questo campionato 6 derby con 4 sconfitte e solo 2 pareggi. Ora si torna al Melani domenica alle ore 15 contro la Gian Erminio di Gorgonzola, squadra che quest'anno veleggia in bassa classifica con soltanto 5 punti, mantenendo però il record di longevità con il responsabile dell'area tecnica Albè da ben 25 anni sulla panchina ed anche uno score positivo nei 4 incontri avvenuti tra Pistoiese e Giana tra il 2016 e il 2018, con 2 vittorie e 2 pareggi a favore dei Lombardi. Occasione per la Pistoiese quindi per raggiungere la parte centrale della classifica, prima di 2 trasferte esterne consecutive in Piemonte.